casa è tua. Sì. Accomodati. Non mi offri niente? Prego. Tu vuoi bere? Sì. Un whisky? Sì. Sono cambiate diverse cose. Al molo ho visto i tuoi autocarri. È vero, è cambiato qualcosa. Francamente ero indecisa se venire a trovarti. Ho acceso il fuoco in una camera al piano di sopra. Pensavo che saremmo rimasti seduti qui per un po'. Magari a parlare dei vecchi tempi, a bere un po' di whisky. Pensavo che avrei detto che non è passato un giorno senza che ti pensassi. Poi saremmo andati di sopra e avremmo fatto l'amore. Solo che quando sono venuto ad aprire la porta, sai, ho cambiato idea. Quindi beviamo questo whisky. Raccontami quanto sei felice a New York e torna a casa. Hai cambiato idea, Thomas. Mm-hmm. Vai quando vuoi. Ma certo. Comunque mi trovo bene, sono molto felice a New York. Mm-hmm. E mi sono sposata. Ah, sì, ho saputo, lui è un uomo ricco. È molto dolce ed è gentile con me. Che ti ha fatto pensare che avrei accettato di venire a letto con te dopo solo un whisky e un po' di conversazione? Per la verità pensavo più a 3 whisky. Chi credi di essere? Tanto ho cambiato idea, non ho più importanza. Me lo hai proposto tu di venire qui. E hai accettato anche se lui è dolce e gentile. Infatti mi sento un idiota. Allora vai. Acceso. Vedo che sei ancora qui. Ne sei così sicuro? Che sei innamorata di me? Prima lo ero, ma ora non lo sono più. Non sei venuta armata, vero Grace? No, non sono venuta armata. Non porto mai pistole, perché non mi servono. Sei venuta anche senza senso dell'umorismo, vedo. Perché? Di che stai parlando? Il fatto è che odio ritrovarti così. E odio stare qui per ore a parlare del più e del meno senza affrontare le cose che vogliamo dire davvero. Ma adesso so che a New York sei felice, che tuo marito è un uomo ricco, dolce e gentile con te. So che sei disarmata e che non sei venuta per fare sesso, perché non sei più innamorata. E sono passati solo 3 minuti. Un altro whisky? Lo prendo per un sì. È bello rivederti, Grace. Non hai acceso il fuoco. Esatto, la verità è che volevo portarti fuori. Volevo sbalordirti. Dimmi. Ti piace Charlie Chaplin? Sì, adoro Charlie Chaplin. Bene. Tuttavia scommetto che non l'hai mai sentito parlare.